cielo del lupo, quindi sapere quanta neve è caduta durante l'inverno e si è depositata sul ghiacciaio, per sapere quanta acqua ci sarà a disposizione per i torrenti, i fiumi, e quanta neve c'è a disposizione per il ghiacciaio per resistere meglio alle calure estive. Secondo me ci conviene stare bassi accanto al molaio e poi, essendo molto ripido il pendione di prato che di solito saliamo, secondo me ci conviene saltare già dentro nella neve, su a destra. Tiene? Sì, no, lì tiene neve da valanga, anzi se non è troppo dura. Raggiungendo il bivacco Corti, dove abbiamo un po' di strumentazione, una stazione meteo, uno smartphone che dovrebbe aver ripreso il ghiacciaio per tutto l'inverno, chi lo sa, non sappiamo più nulla da ottobre. Batteria nuova, eccola qua che si avvia, carica 0,2 ampere, il pannellino a 5 watt sta lavorando, quindi questo va bene. Lo smartphone è attivato. Entrate più o meno lì a metà, arrivate nella zona dove c'è quel nucleo di 9 sondaggi ravvicinati. Sì. La priorità è che facciamo questi 3 nuclei. Poi salite al punto buca, che è quello al centro, e la priorità è iniziare a scavare la buca.
Glaciologico Lombardo è un'associazione di volontari nata alla fine degli anni Ottanta che si occupa principalmente del monitoraggio dei ghiacciai lombardi. Si va dalle attività di misurazione dei ghiacciai per mezzo di bilanci di massa, misure frontali, misure ablatometriche estive ed anche attività legate al turismo come la manutenzione e la gestione dei sentieri glaciologici, oltre ad attività divulgative e di cultura glaciologica e di cultura scientifica. Bene, siamo quasi arrivati al ghiaccio. Questa non è una bella notizia, perché se fosse stato più in profondità sarebbe stato meglio. Diciamo che al contatto fra la neve e il ghiaccio si è impozzata acqua, probabilmente siamo in una zona un po' pianeggiante del ghiacciaio, la fusione giornaliera della neve, arriva il ghiaccio è impermeabile e quindi c'è una 20 cm di acqua che poi pian pianino viene drenata sotto la neve fino alla fronte del ghiacciaio. Abbiamo diverse lenti di ghiaccio. Questa è quella principale, 4 cm di spessore, significa che ci sono state diverse fasi in cui l'acqua è percolata dall'alto, ha trovato neve al di sotto degli 0 gradi e quindi è rigelata formando lenti di ghiaccio. Facciamo la densità della neve sullo strato più superficiale, che è quello più bagnato e è l'unico strato in cui entra un dito, quindi test di durezza molto valido, che presenta durezze molto elevate fino allo strato superficiale. Misuriamo la densità in superficie. Lo strato superficiale colorato da polvere sahariana, che è stata probabilmente la causa di una fusione accelerata del manto nevoso. Abbiamo estratto la nostra carota di neve, questo carotatore da mezzo litro, e adesso andiamo a pesarla. Il valore del dinamometro va moltiplicato per 2, 520 kg a metro cubo, densità molto elevata che è abbastanza costante all'interno di tutti i 3 metri e mezzo di neve al suolo. 3 metri e mezzo, uno dei valori più scarsi degli ultimi 10 anni. 2007 ce n'erano 2,5, è stato il valore più scarso della serie. 3,5 è già capitato, ma siamo a valori veramente scarsi.